Grazie, grazie a tutte e a tutti voi, grazie a Ugo e a Giorgio che hanno organizzato questa bellissima giornata. Ma non siamo mica tutti qui. Io voglio insieme a voi, con un grande, grande applauso, un grande, grande abbraccio, salutare tutti gli amici delegati e delegate del nostro Veneto, del Trentino, del Friuli, della Calabria, che oggi insieme a noi sono ancora una volta ad affermare che la CICE è una grande organizzazione fatta di migliaia e migliaia di uomini e di donne che ogni giorno attraverso la loro dedizione, la loro capacità, la loro voglia di cambiare il mondo, rappresentano sui luoghi di lavoro, nelle zone, nei territori, la nostra organizzazione. Stamattina una mia e una nostra carissima amica, Giovanna Ventura, la nostra segretaria organizzativa, sentendola per telefono mentre raggiungevo macchina a Parma, mi ha detto una cosa molto vera. Mi lamentavo un po' con Giovanna, come si fa giustamente con le amiche, dicendogli sono un po' stanca. E lei mi ha detto una grande verità. Non ti preoccupare, Anna Maria. In questi giorni incontrerai i nostri delegati e le nostre delegate. E ti daranno e ci daranno a tutti noi una carica per andare avanti e farla a cuore alto e a testa alta, perché questa è la CISL. Abbiamo trascorso 3 anni davvero importanti nella vita della nostra organizzazione, nella vita del nostro paese. E li abbiamo tutti, tutti impostati e vissuti in mezzo alla nostra gente, con i nostri delegati e le nostre delegate. Abbiamo iniziato 3 anni fa con le assemblee sul Jobat, dove ci siamo presi impegni importanti con gli uomini e le donne della nostra organizzazione. Cambieremo il modello contrattuale. E l'abbiamo fatto, manca Confindustria, ma ci arriviamo presto. Cambieremo la Fornero e l'abbiamo fatto, seppure in molti ci dicevano è impossibile farlo. Cambieremo il fisco. Su questo dobbiamo ancora batterci e lavorare. E sarà l'impegno nel 2019, nel 2018 di questa grande organizzazione. 3 anni che hanno caratterizzato la vita dei delegati e delle delegate sui territori, nella contrattazione sociale, i nostri pensionati, le nostre pensionate, insieme ovviamente alla CISL, sui luoghi di lavoro, tanta contrattazione di secondo livello fatto dai nostri delegati e dalle nostre delegate, che sono quelli che ci credono più di tutti gli altri. Ma anche 3 anni dove i delegati e le delegate ci hanno fatto vivere un'esperienza straordinaria che ha cambiato la CISL attraverso un'assemblea organizzativa che abbiamo svolto insieme a migliaia e migliaia di uomini e donne della CISL. E poi il congresso per la persona e per il lavoro. Anche qua ancora una volta i nostri delegati e le nostre delegate ci hanno dato la marcia, ci hanno detto come vogliono che questa organizzazione rappresenti l'uomo e la donna del lavoro, gli tanti anziani che rappresentiamo e siamo fieri di rappresentarli. 3 anni, 3 anni, dove abbiamo, a discapito di chi la pensa diversamente, sostituito questo concetto del leader solo al comando con la leadership diffusa di cui voi tutte e voi tutti siete protagonisti. Tante volte l'abbiamo detto, chi è il leader della CISL? Sono i nostri delegati
nei loro posti di lavoro, le nostre delegate, le nostre rappresentanze sui territori, i nostri pensionati e le nostre pensionate nella Lega. È un modello sociale diverso ed è un modello di partecipazione diversa. È il modello di chi mette al centro gli uomini e le donne e rispetto ai loro bisogni, alle loro aspettative, misura la nostra organizzazione, che è un sindacato confederale, un sindacato confederale al 100%. Come giustamente ci hanno raccontato anche stamattina i nostri delegati e le nostre delegate con le loro testimonianze e i loro interventi. Noi non siamo altro e non vogliamo essere altro che un sindacato confederale e un sindacato al 100% in un paese e in un mondo che ha tanto bisogno di sindacato. Le diseguaglianze che sono drammaticamente cresciute in questi lunghi 10 anni della crisi. Chi cerca lavoro, chi ha paura di perderlo, chi non lo trova, chi quasi si sente insultato se dopo tanti, tanti anni di lavoro gode finalmente di una pensione che, come ci ha ricordato Loris, per metà, oltre metà dei nostri pensionati non arriva a 700-800 euro e per l'80% dei nostri pensionati non supera i 1000 euro. C'è tanto bisogno di sindacato in questo paese che non riesce a tenere insieme le generazioni se non attraverso un grande ruolo dei sindacati confederali e un grande ruolo della famiglia. Mi ha colpito il primo intervento, il nostro giovane delegato della Felsa, che ha detto: grazie alla mia famiglia ho potuto studiare, attraverso i loro sacrifici ho potuto studiare per consentirmi di avere un futuro e di partecipare anche a costruire il futuro del paese. È questa la CISL, un'organizzazione che quando mette al centro gli uomini e le donne e li mette al centro insieme al lavoro, riconosce il ruolo dei corpi sociali, ma anche il grande ruolo che le famiglie italiane svolgono costantemente in questo paese. E non è possibile, proprio per il sacrificio delle famiglie, accettare che migliaia e migliaia di giovani uomini e di giovani donne debbano poi portare fuori dai confini del paese la loro intelligenza, la loro voglia di cambiare, quello che hanno imparato e quello che vogliono socializzare nel nostro paese. Il tema dell'occupazione giovanile è e rimane al centro delle nostre priorità e del nostro fare. Vedo che continua tanta speculazione sui giovani e mi dispiace dirlo, non solo dalla politica, qualche volta anche da qualche organizzazione sindacale. Mettere al centro i giovani significa senz'altro, mettere anche mano ai meccanismi previdenziali per assicurare a loro un futuro di anziani e di anziane sereni. Ma innanzitutto mettere al centro i giovani significa occuparsi dell'occupazione per i giovani, perché senza il lavoro dei giovani sarà complicato il loro futuro previdenziale e senza il lavoro dei giovani sarà complicatissimo il futuro di questo paese. Ed è per questo che insieme abbiamo valutato
complessivamente, perché siamo un sindacato confederale, il pacchetto della finanziaria. Quante inutili disquisizioni davanti a una finanziaria che pur nella ristrettezza delle risorse, 20 miliardi in tutto, di cui 15 utilizzate per bloccare gli aumenti delle accise dell'IVA, il rimanente 5 miliardi lo dedica a questioni che non sono una concessione, sono una conquista della nostra organizzazione. Bene ha fatto quella delegata che ha detto: il sindacato contratta e conquista, perché è questo che abbiamo fatto. Sul mercato del lavoro, accanto al tavolo sulla previdenza, in tandem a quel tavolo, noi abbiamo portato avanti il tavolo sul mercato del lavoro, allargando gli ammortizzatori sociali, spostando l'asticella per tante aziende che avevano bisogno di un anno in più di cassa integrazione per quei lavoratori e quelle lavoratrici. Abbiamo creato attraverso quel tavolo un sistema, anche qua, più importante, vero, di alternanza scuola-lavoro, rafforzando anche l'apprendistato professionalizzante, perché è così che si creano posti di lavoro per i giovani, accompagnandoli con le loro competenze e rafforzando le loro competenze. Una finanziaria che ha accolto in pieno gli interventi contro la povertà. Non nascono dal niente, o non nascono per l'intuizione di qualche burocrate o di qualche esponente, istituzionale o no. Nascono da una grande alleanza promossa dalla CISL insieme alle altre organizzazioni sindacali, insieme a tanto associazionismo laico e cattolico, per un manifesto, una proposta di come si combatte contro la povertà. E al centro c'è di nuovo il lavoro. Il reddito di inserimento accompagna la persona ad uscire dalla povertà attraverso l'elemento principe contro la povertà, che è il lavoro. Vedo chi anche è stato brillantemente in silenzio in tutta quella fase iniziare a volerne socializzare i meriti, a partire dal presidente dell'INPS. Noi siamo contenti perché siamo generosi, ma sappiamo bene quella risoluzione da dove parte e il perché arriva. E poi una finanziaria che finalmente sblocca il contratto dei tanti lavoratori e lavoratrici della pubblica amministrazione, 3 milioni di uomini e di donne che noi vogliamo rappresentare e che da oltre 8 anni ormai non avevano la firma del contratto. E non è solo un valore per questi lavoratori e queste lavoratrici. Certo che lo è, anche per loro, ma lo è per un paese intero che ha visto per tanti anni lo Stato datore di lavoro non rinnovare i contratti. E lo sarà come strumento formidabile attraverso la contrattazione di secondo livello per calibrare, misurare in ogni territorio quelli che sono i veri bisogni dei cittadini e delle cittadine, e attraverso la contrattazione trasformare quei bisogni in servizio, che è la cosa più importante che la pubblica amministrazione può e deve fare nel paese, attraverso un protagonismo ritrovato dei lavoratori e delle lavoratrici della pubblica amministrazione. Altro che fannulloni, sono quelli che accompagnano sul territorio i tanti disagi, i tanti bisogni, anche nei momenti più delicati
delle vite delle persone. E bene ha fatto a testimoniarlo qua l'infermiera nostra delegata, che ha dato uno spaccato preciso di cosa significa oggi fare l'infermiera e lavorare in un'istituzione pubblica. E una finanziaria, sì, e ce ne vantiamo di aver fatto questo lavoro, che ha saputo cogliere il percorso di confronto che abbiamo fatto col governo anche sul tema della previdenza. 7 miliardi in 3 anni sulla previdenza. L'anno scorso, nella prima parte della gestione del nostro accordo, abbiamo portato a casa risultati importanti. Ce li ricordava Loris con grande capacità di sintesi. L'APE sociale, la 14ª per i pensionati, l'equiparazione della no tax area e il cumulo gratuito per i giovani dei contributi. Quest'anno avevamo davanti un ostacolo davvero importante e sino all'ultimo abbiamo lavorato per portare a casa quel risultato. In tanti ci remavano contro. Chi magari gestiva un po' di economia nel nostro paese, che non conta poco, ma anche i tanti opinionisti, le tante opinioniste che davano addosso al toccare il meccanismo dell'aspettativa di vita. E anche questa volta, grazie a voi, grazie alla forza di questa organizzazione, noi siamo riusciti a toccare l'intoccabile, un meccanismo perverso dell'aspettativa di vita, intollerabile quando si svolgono lavori particolarmente gravosi, in alcuni casi nocivi. E abbiamo individuato da subito le 15 categorie che in modo macroscopico non servivano tanti studi. È evidente che non possono continuare a allungare la loro permanenza al lavoro. Quando qualcuno chiede cosa se ne pensa di tutto questo, sarebbe ora che lo chiedesse agli interessati, perché a forza di chiederlo a chi magari passa la vita dietro uno scranno parlamentare o passa la vita di giornale in giornale, di video in video, a rispondere come opinionista di queste scelte, è evidente che il sentimento rispetto al tema dell'aspettativa di vita è diverso da quello che prova un lavoratore edile, da quello che prova un gruista, da quello che prova un insegnante della scuola materna, da quello che prova un'infermiera, da quello che prova un operaio siderurgico. Chiedetelo a loro, come abbiamo fatto noi stamattina, se è importante o no aver bloccato quel meccanismo. E chiedete a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici se è stato importante cambiare quel meccanismo di calcolo. Mai più ogni 3 o 4 anni e mai più solo se si cresce l'aspettativa. E questo è un bene comune per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici. Ogni 2 anni, non più di 3 mesi, e quando si abbassa l'aspettativa di vita, si abbassa anche l'uscita in termini di tempo per andare in pensione per ogni lavoratore e ogni lavoratrice. E abbiamo anche scelto di fare 2 commissioni assolutamente importanti, istituzionali, che relazioneranno un Parlamento e che avranno 2 compiti. Primo, calcolare la reale aspettativa di vita per ogni lavoro e ogni mestiere. Secondo, finalmente uscire dal vortice confusionale tra ciò che è assistenza e ciò che è previdenza, per non sentirci più dire dall'Europa
che siamo il paese che spende più in previdenza. Non è vero. C'è tanto carico sociale di cui non ci vergogniamo per niente. Anzi, al contrario, siamo contenti che per tanti anni l'abbiamo potuto sostenere anche sulla previdenza dei lavoratori e delle lavoratrici. E poi ci sono i ritardi sull'APE social, perché l'INAIL e l'INPS non parlano lo stesso linguaggio e si capiscono poco. E perché l'interpretazione della burocrazia rispetto alle scelte che sono state fatte è sempre restrittiva. Boh, basta, non se ne può più che i ritardi continuino a accumularsi perché qualcuno non svolge bene il suo ruolo e il suo mestiere. Io vorrei tanto, tanto, un bel confronto su come facciamo funzionare meglio l'INPS, su come la rendiamo più efficace e più efficiente, e su questo credo che chi la presiede possa avere sicuramente buone idee da offrire al dibattito e anche alla contrattazione. Noi abbiamo già preparato le nostre, perché si devono dire parole di verità in questo paese e uscire da una logica dove il lavoro diventa troppo spesso vittima di ambizioni personali di chi non rappresenta il lavoro. E mi riferisco in modo particolare al tema lavoro nella campagna elettorale. Durante tutta la nostra trattativa, anche questa sulla previdenza e il lavoro, abbiamo continuamente sentito aleggiare intorno a noi un clima di campagna elettorale che, vi prego, bisogna preserverare il lavoro e la persona da scontri che nulla hanno a che vedere col bene del lavoro e della persona e il bene comune. La CISL, la CISL, sindacato al 100%, saprà fare questo lavoro e lo farà con passione e dedizione, sino in fondo, perché non dipende dalla forza assolutamente poca e insufficiente della sua segretaria generale o della sua segreteria confederale, ma dipende dalle migliaia e migliaia di delegati e delegate che rappresentano l'organizzazione. Prima uno di voi chiedeva cosa possiamo fare sui posti di lavoro. Potete contrattare tanto, anche per accompagnare le varie fasi della vita delle persone nel lavoro, dall'ingresso del lavoro sino agli ultimi anni prima dell'uscita. Quale strumento straordinario di partecipazione e di solidarietà abbiamo nelle mani attraverso la contrattazione. E alle amiche e agli amici di Amazon, che noi conoscevamo già prima, qualcuno si rende conto solo oggi cosa significa lavorare in Amazon. Voglio solo dire questo. Siamo in Italia, un paese che ha grande, grande storia sindacale e grandi e forti relazioni industriali. Amazon faccia l'impresa che lavora in Italia e convochi le organizzazioni sindacali, i nostri amici e le nostre amiche della Fisascat, perché solo attraverso la contrattazione e il confronto noi creiamo lì come altrove una condizione di lavoro che sa coniugare innovazione organizzativa con anche centralità dei diritti degli uomini e delle donne del lavoro. Noi accettiamo la sfida del cambiamento e dell'innovazione e l'accettiamo attraverso una contrattazione che veda il bene comune dell'impresa, ma dentro il bene comune dell'impresa, come del paese, ci stanno gli uomini e le donne del lavoro che rappresentiamo e che vogliamo
che siano protagonisti del cambiamento e che non subiscano il cambiamento. È per questo che abbiamo preteso e l'abbiamo portata a casa anche in finanziaria, che nel pacchetto Impresa 4.0 ci sia la formazione dei lavoratori e delle lavoratrici. È importante che le nostre imprese investano in macchinari, in digitalizzazione, ma ancora più importante che investano sugli uomini e le donne del lavoro, sulle loro competenze, perché senza di loro non va avanti l'impresa e non va avanti il paese. Tenendo insieme le generazioni, come abbiamo fatto noi, parlando di temi inerenti al mercato del lavoro, ma anche parlando di previdenza, è inutile, deleterio, non se ne può più di tutti quelli che in questo paese continuano a spaccare le generazioni. La CISL unisce gli uomini e le donne, si è schierata in modo molto forte, sentito al suo congresso come domenica scorsa, a favore di tutte le iniziative che mettono al centro, ad esempio, la dignità della donna. Quanta violenza in questo paese sulle donne. E l'abbiamo fatto insieme, gli uomini e le donne di questa organizzazione. E la CISL unisce gli anziani e i giovani, anche attraverso un sistema previdenziale che ha visto la matrice della solidarietà in tutto il nostro percorso di confronto sulla gestione del nostro accordo, e unisce chi non ha lavoro, chi ce l'ha, chi ha un lavoro precario, attraverso la promozione di politiche attive del lavoro che mettono al centro le persone, tutte le persone. Andiamo avanti. Abbiamo ancora tanti risultati da portare a casa attraverso la commissione per individuare l'allargamento anche dell'APE sociale, attraverso il fondo che abbiamo imposto al governo dentro l'articolo della finanziaria. Andiamo avanti, dobbiamo creare un paese dove il diritto allo studio, il diritto alla formazione, dalla scuola come nella fabbrica, come in ogni luogo di lavoro, sia un diritto di ogni persona. Andiamo avanti, creando un futuro un po' meno da ansia continua per gli uomini e le donne anziane in questo paese. Siamo la CISL, un sindacato al 100%, e grazie a voi e alle amici che nelle altre città oggi si stanno incontrando dentro la casa della CISL, chiediamo, continuiamo ad andare avanti, facciamolo con la passione, la dedizione, l'intelligenza complessiva che abbiamo, perché le persone che noi rappresentiamo lo meritano, lo meritano anche loro al 100%. Viva la CISL e i suoi delegati e le sue delegate!